Innanzitutto, buongiorno. Quarto d'ora accademico alla fine. Puoi abbassare un po' che rimbomba? Quarto d'ora accademico alla fine ce lo siamo dovuto prendere, però insomma, partiamo. Allora, volevo fare il punto di quanto ci siamo detti ieri e chiaramente al fine di introdurre un paio di step logici successivi. Anche da alcune domande che, diciamo, mi sono state rivolte alla fine del nostro incontro di ieri, mi sono reso conto di non aver stressato abbastanza un concetto. Allora, il concetto, no, che poi introduce ciò di cui parliamo oggi è il fatto che tutta la ricerca e sviluppo, l'innovazione che facciamo, ha senso se siamo in grado di tirarne fuori valorizzazione economica. Ora, la valorizzazione economica, che può assumere varie forme e qualcuna la descriviamo oggi, non è limitata all'avere il brevetto, ma un oggetto, come dire, importante, fondamentale di ciò che un investitore in tecnologia può avere interesse a acquistare è il nostro know-how, ciò che noi abbiamo sviluppato, ciò che sappiamo fare, i risultati pratici della nostra ricerca. Il brevetto serve da cappello protettivo a questa conoscenza, a questo insieme di conoscenze. Anche perché, come avete visto dai documenti brevettuali di ieri, nel brevetto troveremo tipicamente descritte e rivendicate, se possibile, quelle che sono le caratteristiche generali di principio della nostra innovazione rispetto allo stato dell'arte. Ma probabilmente un qualsivoglia investitore sarà interessato ad avere qualcosa che funziona, non sarà interessato ad avere delle indicazioni di principio. Per cui, nel momento in cui noi sviluppiamo un nuovo prodotto, miglioriamo una componentistica di un prodotto esistente, sviluppiamo un nuovo servizio che però per essere erogato necessita di un software che abbia effetto tecnico e così via, una qualunque di queste tipologie, un nuovo processo per la produzione di un qualunque composto chimico, dai dentifrici ai cosmetici, ai prodotti per l'agricoltura. Tutti questi aspetti, no? Possiamo tutelarli a mezzo di una domanda di brevetto. Ma è importante cogliere il fatto che la domanda di brevetto non esaurisce, come giusto che sia, quella che è la nostra capacità, le nostre competenze, il capitale intellettuale che abbiamo sviluppato. Ragion per cui tipicamente le forme di contratto che prevedono acquisto di tecnologia prevedono l'acquisto in una varia forma di diritti su questa domanda di brevetto. Ragion per cui ci potrebbe essere l'acquisto del diritto, per esempio, se siamo ancora nella procedura PCT, l'acquisto del diritto a depositare la domanda del brevetto nelle fasi nazionali e andare negli stati di interesse come se fossimo noi acquirenti titolari. Oppure, qualora parliamo di un brevetto concesso, la cessione totale del brevetto o la stipula di contratti di licenza fra chi ha ottenuto il brevetto e viceversa chi è interessato a sviluppare la tecnologia. Però queste cose non tolgono valore, anzi necessitano in generale di un supporto tecnico che può essere soltanto in fase di startup, cioè configurato come un trasferimento di conoscenze, disegni di progetto, specifiche di processo, codice sorgente e quant'altro che accompagna il brevetto, ma può anche essere considerato, e per chi fa ricerca questo è uno, diciamo, un modo di crearsi uno sbocco di lavoro senza aspettare che qualcuno ce lo fornisca, no? Può anche essere configurato come una assistenza tecnica continuativa nel tempo per un, come dire, chiaramente numero ridotto di anni, 2, 3, 5 anni, per continuare lo sviluppo di quel qualcosa che noi abbiamo tutelato con una domanda di brevetto. Perché probabilmente se questa domanda di brevetto copre un prodotto che ha valore aggiunto, le persone più indicate per continuarne lo sviluppo potrebbero anche essere quelle che sono arrivate a sviluppare questo prodotto, perché probabilmente partono da una base di conoscenza superiore rispetto a loro colleghi che fino al giorno prima si occupavano di altro. Quindi, diciamo, questo aspetto per chi fa ricerca, per chi crea una startup, per chi, come dire, lavora sullo sviluppo di un prodotto, di un processo, di un servizio, è fondamentale. Perché è ciò che consente di valorizzare per il futuro il lavoro che si è fatto fino ad oggi. Ora,
Prima di vedere qualche caso svolto di, come dire, confronto di un brevetto rispetto allo stato dell'arte e giudizio di attività inventiva, che poi è la cosa che in genere rileva quando si ha a che fare con una domanda di brevetto, vorrei focalizzare cosa prevede la normativa italiana per quanto concerne la titolarità dei diritti morali ed economici in relazione ai brevetti. Cioè, in buona sostanza, ho realizzato qualcosa per cui posso ottenere un brevetto, no? Vedremo più tardi una valvola di sfiato per impianti di aria in pressione, come dire, migliore rispetto allo stato dell'arte. Va bene. Sono un consulente dell'azienda che venderà questa valvola. Di chi è il diritto al brevetto? E se fossi dipendente? Per cui, diciamo, ci sono, come dire, varie sfaccettature che ovviamente, diciamo, non sono esauribili in un'unica norma, ma sono inquadrate in una serie di casi. Allora, prima di arrivare, diciamo, capiamo un attimo di cosa parliamo. Allora, in questo momento stiamo parlando o di un primo deposito italiano, o anche di un primo deposito, sia esso europeo o sia esso internazionale, ma comunque fatto da un depositante italiano che abbia rapporti di lavoro, viceversa, con una società. Per cui, diciamo, c'è una persona fisica che ha realizzato l'invenzione, e ovviamente l'inventore è sempre una persona fisica per evidenti motivi, e c'è una o più persone giuridiche che per un qualunque motivo X hanno interessi economici in questa invenzione, probabilmente perché sono coloro i quali hanno, come dire, finanziato la ricerca e sviluppo. E queste persone giuridiche possono essere pubbliche, potrebbe essere un'università o altro ente di ricerca, o possono essere privati, potrebbero essere aziende che siano datori di lavoro dell'inventore o semplicemente committenti su contratti di ricerca privata. L'unica altra cosa che così, anche su input di Salvatore, ogni 3x2, vi ripeto, prima di pubblicare, visto che siamo comunque in ambiente, come dire, contiguo all'università, dove la pubblicazione ha un ruolo molto diverso da quello che avrebbe in azienda, prima di pubblicare ponetevi sempre il problema se c'è, del valore economico che vorreste, come dire, valorizzare e che potrebbe richiedere il deposito di una domanda di brevetto. Il fatto di pubblicare non distrugge il vostro know-how, non distrugge le vostre competenze, non toglie il fatto che in quello specifico settore voi siate comunque, no? Probabilmente all'avanguardia della tecnica. Toglie però il fatto che su quello specifico trovato voi possiate avere un monopolio. Quindi dal punto di vista economico rileva. Era prevista in fondo questa cosa, ma forse è meglio farla all'inizio, e poi andare sul caso pratico quando fisiologicamente dopo le 11 il calo di zuccheri, come dire, ci fa essere meno reattivi. Allora, fondamentalmente nel momento in cui si sviluppa un'invenzione, nascono tre tipologie di diritti. Allora, il primo è un diritto a essere riconosciuto inventore. Cioè, abbiamo detto che si pubblica affinché la comunità scientifica sappia che sono io che ho fatto una determinata ricerca e quindi sostanzialmente io sto pubblicando sì per divulgare l'informazione scientifica, ma anche per associare il mio nome a quell'informazione scientifica e, diciamo, in questo ambiente è abbastanza ovvio e chiaro, come
come dire, goderne i relativi diritti morali. Non cambia nulla rispetto alle domande di brevetto, per cui il diritto a essere riconosciuto autore, o in questo caso più correttamente inventore, è un diritto innanzitutto di tipo morale, quindi diciamo è privo di contenuto patrimoniale, di per sé, è un diritto inalienabile, nel senso che se un'invenzione è stata sviluppata dal tizio, l'unica persona che legittimamente può essere indicata come inventore è tizio. Però, diciamo, qui si esaurisce il diritto morale a essere riconosciuto inventore. Dopodiché ci sono, viceversa, altri due tipologie di diritto che sono un po' più interessanti dal punto di vista economico, e sono il diritto al brevetto e il diritto di brevetto, che sembra un gioco di parole, ma sono due cose sostanzialmente diverse. Nel senso che il diritto al brevetto è la legittimazione a presentare domanda di brevetto. Ovvero, se io ho sviluppato qualcosa, il mio vicino di scrivania, perché lavoriamo in un open space qui a Libil, sa quello che ho sviluppato, la sera dopo che vado via mi aveva sgamato la password, entra nel mio computer, si scarica un po' di dati, il mese dopo deposita una domanda di brevetto. Capite bene che, diciamo, il diritto al brevetto non era del mio compagno di scrivania, era il mio. Quindi, diciamo, chi è legittimato a ottenere una domanda di brevetto è, e lo vedremo, in generale l'inventore, a meno che, in alcuni casi, non è il datore di lavoro dell'inventore. Terzi che depositino, come dire, in evidente abuso rispetto a chi ha sviluppato l'invenzione, non sono legittimati a depositare questa domanda di brevetto. E ci sono delle procedure, delle norme di legge per far sì che questa domanda di brevetto venga o resa nulla o trasferita al legittimo, come dire, avente diritto. Dopodiché esiste il diritto di brevetto, ovvero il diritto che nasce nel momento in cui ottengo il brevetto o, come abbiamo visto ieri, che nasce provvisoriamente nel momento in cui la mia domanda di brevetto diviene pubblica ai 18 mesi dal deposito, no? Abbiamo detto che questa domanda di brevetto mi conferisce il diritto di vietare a terzi di entrare nello staccionato definito dalle mie rivendicazioni, e questo diritto, come anche il diritto al brevetto, è un diritto di tipo patrimoniale e alienabile, ragion per cui può essere trasferito, al contrario, diciamo, dell'unico diritto che è inalienabile, che è quello morale a essere riconosciuto inventore. Giusto una nota, nel caso in cui ci sia una brevettazione del non avente diritto, cioè il mio compagno di scrivania che, diciamo, in maniera così forzata deposita al posto mio senza averne diritto, il vero inventore sostanzialmente ha due possibilità. La prima è far valere la nullità del brevetto, dimostrando in giudizio che chi ha chiesto quella domanda di brevetto, chi ha depositato quella domanda di brevetto, non era legittimato a farlo, ragion per cui l'atto del deposito della domanda è nullo. Oppure, sempre dimostrando questa stessa cosa, ha diritto a ottenere un trasferimento della domanda di brevetto a proprio nome, non a depositare una nuova domanda di brevetto, anche perché tipicamente nel momento in cui io dovessi depositare una nuova domanda di brevetto sarebbe passato parecchio tempo, perché il mio collega poco onesto deposita oggi. Io me ne accorgo fra qualche mese, quando vedo qualcosa che non va. Poi gli chiedo spiegazioni e lui prende tempo. Poi lo porto in giudizio. Poi riesco a ottenere una pronuncia che dice che l'avente diritto alla brevettazione sono io. È passato parecchio tempo e nel frattempo quella domanda è diventata pubblica. Per cui se io depositassi una nuova domanda di brevetto avrei grossi problemi dal punto di vista della novità e dell'attività inventiva. Quindi il mio interesse in realtà non è, almeno in linea teorica, poi diciamo possono esserci mille sfaccettature pratiche, però il mio interesse in generale è ottenere la trascrizione a mio nome della domanda di brevetto depositata dal non avente diritto. Oh, a questo punto dobbiamo iniziare a fare una riflessione sul fatto che questi diritti sono diritti patrimoniali. E tipicamente, diciamo, a meno dell'inventore solitario della domenica, le invenzioni si realizzano, come dire, come risultato del lavoro di una pluralità di persone, no? Sono cosiddette invenzioni di gruppo, è una cosa abbastanza comune. Codice proprietà industriale, articolo 6. I diritti nascenti da un'invenzione di gruppo, cioè da un'invenzione su cui hanno lavorato una pluralità di soggetti,
spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione in quanto compatibili. Ovvero, diciamo, il codice della proprietà industriale ci sta dicendo è inutile che ci mettiamo a fare delle regole sul brevetto diverse da quelle sulla comunione di beni che già esistono per gli immobili. Cioè, è esperienza comune di tutti che un immobile possa essere di proprietà, no? di tre figli di chi l'ha costruito al 33% l'uno. Non cambia nulla per quanto concerne una domanda di brevetto e diritti patrimoniali. Semplicemente però in questo caso ci sono delle scelte da fare, come abbiamo detto, nel corso della vita di un brevetto. E queste scelte sono disciplinate non per evitare, ma almeno per limitare quelli che sarebbero i problemi dell'assemblea di condominio, no? In cui, diciamo, se qualcuno si oppone non si può rifare la facciata del palazzo. Allora qui che succede? Se qualcuno si oppone io perdo il diritto di priorità perché passano più di 12 mesi e non posso andare in fase internazionale? Quindi, come vedete, diciamo, nel momento in cui un bene, sia esso un brevetto, è in comunione fra più persone, è vero che nasce un aspetto economico, cioè quando un domani dovessi venderlo o dovessi avere proventi derivanti da royalties, li dobbiamo dividere pro quota. Questo, diciamo, è forse l'aspetto più facile. Però nasce un aspetto gestionale, perché a questo punto chi decide se vale la pena investire sulla fase internazionale? O chi decide, ma anche chi paga per andare in fase internazionale? Allora, in generale, lavoriamo in 5? Decisione se brevettare o meno la maggioranza dei coinventori. Per cui se abbiamo in 5 realizzato qualcosa che riteniamo possa configurarsi come invenzione, se almeno 3 sono d'accordo, si può procedere al brevetto. Ricordiamoci che nel momento in cui decidiamo di depositare una domanda di brevetto, abbiamo implicitamente scelto di far decadere il vincolo di segretezza, perché fra 18 mesi tutto ciò che io scrivo sarà pubblico. Per cui è una decisione che ha degli effetti sugli esiti della nostra ricerca. Potrebbero esserci 2 di minoranza che viceversa dicono no, non è ancora il caso, a noi questi 18 mesi servono perché dobbiamo andare avanti e io non voglio che fra 18 mesi qualcuno già sappia lo stadio a cui siamo oggi. Cioè, il momento dello sviluppo della ricerca al quale brevettare è una scelta. E siccome non necessariamente si è d'accordo, la decisione di brevettare spetta alla maggioranza dei coinventori. Dopodiché c'è un problema, come dire, che nasce subito a seguire. Ma se dei 5, 4 erano contrari a depositare una domanda di brevetto e uno in solitario la deposita, che succede? A quel punto ormai la domanda di brevetto è stata depositata, per cui, a meno che non venga ritirata, come dire, abbastanza in tempo, non vi annoio sulle forme e sulla procedura con cui va ritirata, diventerà pubblica. Quindi, diciamo, abbiamo fatto partire un meccanismo tale per cui partono i 12 mesi per la priorità, arriveranno anche spese future, e soprattutto c'è qualcuno dei 5 che, avendo depositato da solo, si è implicitamente, come dire, ha implicitamente preso il 100% di diritti patrimoniali. Ora, questa di per sé è una situazione che potrebbe essere gestita nello stesso modo in cui gestiamo la brevettazione fatta dal nostro compagno di scrivania. Quindi, diciamo, è a tutti gli effetti una brevettazione del non avente diritto. Per cui gli altri 4 inventori potranno ottenere o di dichiarare la nullità della domanda di brevetto, con ciò probabilmente perdendo qualcosa, oppure, seconda strada, ottenere una trascrizione a proprio nome, a proprio inteso alla pluralità degli inventori, della domanda di brevetto. Ora, nel momento in cui si deposita una domanda di brevetto a nome di una pluralità di persone, allora in primis si ha una presunzione di eguaglianza delle quote, il che significa che se io deposito, noi 3 depositiamo una domanda di brevetto e non mettiamo nulla per iscritto, nel momento in cui depositiamo, essendo 3 depositanti senza un atto che specifichi diversamente, si presume che abbiamo, diciamo, un terzo la titolarità di questi diritti del brevetto. Ovviamente queste quote sono cedibili, nel senso che, essendo, come abbiamo visto, diritti patrimoniali e alienabili, possono essere vendute da me a terzi, semplicemente con quello che è il diritto di prelazione che, diciamo, accade comunemente anche per la cessione delle quote societarie.
nel senso che diciamo, la prima offerta di vendita deve essere fatta ai cotitolari. Nel caso in cui gli altri titolari con me della mia domanda di brevetto non abbiano interesse o non abbiano disponibilità economica per acquistare le quote, allora si può vendere a terzi. Dopodiché c'è ancora un altro aspetto. Se siamo in tre a essere titolari di questa domanda di brevetto e c'è un soggetto terzo che lo vorrebbe in licenza e ci fa un'offerta economica sulla quale discutiamo, chi decide se accettare o meno questa offerta? Allora, per le licenze non esclusive, laddove una licenza la definiamo non esclusiva, nel momento in cui non vieta a noi titolari della domanda di brevetto di trovare altri soggetti, come dire, altri licenziatari. Okay? Allora è sufficiente una maggioranza di 2/3. Viceversa, per una licenza esclusiva, cioè una licenza che sostanzialmente vincola anche me titolare del brevetto a, diciamo, non poter probabilmente mettere in pratica la mia stessa invenzione o cederla, come dire, in licenza ancora ad altri soggetti, beh, in quei casi è necessario essere d'accordo all'unanimità. Quindi, diciamo, tutto sommato le cose sono abbastanza simili a ciò che accade per le comproprietà di beni, come dire, materiali, di più facile comprensione, però ci sono alcuni aspetti legati alle decisioni che una domanda di brevetto, un brevetto concesso, richiede di prendere. Bene, questi aspetti sono, come dire, disciplinati secondo quanto abbiamo visto qui in sintesi. Oh, a questo punto che succede, no? Quando chi fa l'invenzione, finora eravamo tre inventori nel garage di casa senza nessuno che ci finanziava. E vabbè, questo può succedere, ma non è sempre così. Che succede invece quando c'è un'invenzione del lavoratore subordinato? Allora, iniziamo a fare un po' di casi, no? Innanzitutto, il diritto morale abbiamo detto che è inalienabile, ragion per cui il diritto morale, cioè essere nominato inventore, sarà necessariamente del dipendente, del consulente o del, come dire, della persona in ogni caso che ha sviluppato l'invenzione. Da questo punto di vista esiste una pratica piuttosto diffusa nelle aziende di piccola media taglia, che è quella di indicare come inventore il titolare dell'azienda. Posto che la legge, anche diciamo, no, quando la cosa sia stata sviluppata da, che ne so, l'ingegnere di meno di 30 anni che lavorava nell'ufficio tecnico e che ha visto, come dire, nel modo di lavorare dell'azienda, che era costante da 30 anni a questa parte, qualcosa che non andava. Allora, tipicamente, timidamente ha chiesto di poter cambiare, si sono resi conto che la cosa aveva valore, però poi finisce lì e lui non viene neanche menzionato come inventore. Ora, tipicamente l'inventore neanche sa che il diritto a essere nominato inventore è inalienabile. E, sebbene sia un diritto morale, supponiamo che questa domanda di brevetto, nel settore tecnologico nel quale parliamo, in effetti poi riscontri successo commerciale. Ora, non che sia un sistema per sollevare le grate a scomparsa del quale accennavamo ieri, che sia una valvola che vedremo dopo, può darsi, no, che il mio concorrente che vede sul mercato questo prodotto, legge, perché io lo scrivo su tutte le brochure, prodotto protetto da domanda di brevetto o da brevetto concesso, numero tot e tot, e per verificare se lo può copiare va sul sito dell'UBM, fa la richiesta alla Camera di Commercio e si fa mandare il documento, allora capite bene che io, dipendente, ho tutto l'interesse a che un potenziale datore di lavoro esterno sappia che quell'invenzione l'ho sviluppata io. Questa cosa non mi conferisce un diritto patrimoniale in senso diretto, perché ora vedremo il diritto patrimoniale sul brevetto in generale è dell'azienda che mi paga per lavorare e che quindi ha diritto a sfruttare i risultati del mio lavoro. Ora vediamo qualche caso in dettaglio. Però non è irrilevante per me, inventore dipendente, essere citato come inventore della domanda di brevetto.
Quindi diciamo il fatto che la maggior parte delle persone che lavorano negli uffici tecnici delle aziende che poi diciamo qualche domanda di brevetto la depositano non sappia che hanno un diritto, se hanno effettivamente sviluppato loro l'invenzione, a essere nominati, tutto sommato è un qualcosa che gli fa perdere delle occasioni. Viceversa, accennavamo, il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto spetta all'azienda. Per cui diciamo chi è legittimato a chiedere il brevetto è l'azienda. Questo non era vero fino al 2012, salvo il vero, per gli Stati Uniti, no? Ah, negli Stati Uniti, siccome il diritto all'invenzione è un diritto costituzionalmente riconosciuto, l'unico richiedente e quindi possibile titolare di una domanda di brevetto era la persona fisica che effettivamente l'aveva sviluppato. Ragion per cui anche un'impresa italiana, nel momento in cui depositava una domanda di brevetto internazionale, si trovava obbligata a citare come richiedente XYSRL per tutti gli stati del mondo, eccetto che per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti solo persone fisiche. Uno, due, tre inventori, quelli che hanno sviluppato l'invenzione, ma solo persone fisiche. Dopodiché, per ciò che concerneva la legge degli Stati Uniti, questa invenzione poteva essere ceduta dagli inventori all'azienda, la quale, come dire, ne diventava, come dire, legittima titolare dello sfruttamento. Ora, questo arzigogolo è stato cambiato anche negli Stati Uniti, col Patent Act del 2011, che se non vado errato è entrato in vigore nel 2012, e anche negli Stati Uniti adesso le aziende possono, diciamo, direttamente essere richiedenti di una domanda di brevetto. Questo per dire che, diciamo, non deve sembrare strano il fatto che il diritto patrimoniale sia del datore di lavoro. Dal mio personale punto di vista, però qui entriamo nel campo delle opinioni, questa non si configura come una forma di sfruttamento del lavoratore, ma semplicemente come la possibilità di fare impresa, assicurandosi che se io investo soldi, mezzi e tempo per, come dire, organizzare un'attività di ricerca, i risultati di questa attività di ricerca siano miei, anche se materialmente li ha realizzati qualcun altro. Ci sono poi, diciamo, tre sottocasi, no? Che sono l'invenzione cosiddetta di servizio, l'invenzione d'azienda e l'invenzione occasionale, in base ai quali può o meno spettare una remunerazione extra al dipendente per compensarlo del fatto che ha applicato, come dire, il proprio ingegno per sviluppare un prodotto. Allora, l'invenzione di servizio è quella che tipicamente capita nel momento in cui il dipendente è assunto con funzioni di ricerca e sviluppo. Allora, se io sono il dipendente dell'ufficio tecnico dell'azienda e sono pagato per migliorare il layout dell'impianto di condizionamento portatile che la mia azienda produce e vende, e nel fare questo lavoro io effettivamente lo miglioro e lo miglioro in una forma che è tutelabile, beh, l'azienda mi ha già pagato per quel lavoro, perché l'oggetto della mia prestazione lavorativa era esattamente occuparmi di sviluppare ciò che ho sviluppato. Ragion per cui al dipendente non spetta nessun diritto patrimoniale. È già stata pagata questa invenzione dall'azienda. Dopodiché esiste un secondo caso. L'invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro, ma l'attività inventiva non è prevista come oggetto del rapporto di lavoro. Mi spiego meglio. Se io in quell'azienda sono operaio e tutti i giorni monto il circuito frigorifero che dall'ufficio tecnico mi hanno dato lo schema del layout. Io non sono pagato per sviluppare quel circuito frigorifero, io sono pagato per montarlo. Però può anche darsi che dagli oggi, dagli domani, in realtà sia io la persona più esperta dei problemi che accadono su quel circuito frigorifero e sia a me che viene in mente una modifica e guarda caso questa modifica poi si rivela essere utile. Essendo utile parte tutto il ragionamento che abbiamo fatto ieri, no? Ci iniziamo a chiedere se già esiste, se è tutelabile e così via. Allora, se un'invenzione nasce in questo caso, è vero che è nata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro, però lo sviluppo che ho dato va oltre quelli che sono i compiti per i quali sono pagato. Per cui, nel momento in cui l'azienda ottiene il brevetto per questa cosa, a me, dipendente, spetta un equo premio.
Ora, è chiaro che la legge non può disciplinare quantitativamente il premio perché l'invenzione potrebbe avere una rilevanza economica fondamentale o nulla ed esistono casi, come dire, intermedi a qualunque livello. Il criterio con cui andrebbe valutato questo equo premio è quello di sostanzialmente renderlo proporzionale al valore economico dell'invenzione e alla distanza che le mansioni del lavoratore hanno rispetto all'attività inventiva. Cioè, tanto più tu sei inquadrato con delle mansioni contrattualmente basse, no? Tanto più in basso nella gerarchia è la tua posizione in azienda, tanto maggiore dovrebbe essere questo equo premio. Questa è la teoria. La pratica, almeno quel poco di pratica che mi è passata davanti, prevede che nelle aziende piccole non ti spetta niente. Nelle aziende piccole, ma che qualche brevetto lo fanno, spetta qualcosa soltanto al capo dell'ufficio tecnico, che invece è l'unica persona che non avrebbe diritto a niente. No? Cioè, se ci riflettete, il capo dell'ufficio tecnico o il capo della ricerca e sviluppo, perché poi nelle aziende piccole queste cose coincidono, è l'unica persona probabilmente che era già pagata per sviluppare quanto dovuto. Nelle aziende grandi, ad esempio, diciamo, dalle parti nostre c'è Bosch, che è grande, spetta un compenso standard, una tantum, non ricordo ora se è al momento del deposito della domanda o della concessione del brevetto. E questa probabilmente è la pratica più corretta, perché toglie da tutta una serie di problemi relativi alla valutazione, al proprio inquadramento contrattuale, eccetera, 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 e allo stesso tempo incentiva il dipendente e lo gratifica nel momento in cui raggiunge un risultato. Per cui, diciamo, ciò che dovrebbe essere, da ciò che, come in tantissimi altri campi della nostra vita quotidiana, ovviamente differisce. Da ultimo, c'è il caso... questo abbiamo già detto, dell'invenzione occasionale, cioè pur rientrando nel campo di operatività dell'azienda non ha alcun rapporto con l'attività del dipendente, ovvero io sono dipendente di un'azienda che fa, abbiamo preso il caso, impianti, come dire, macchine portatili per il condizionamento, e io sviluppo un qualcosa che rientra genericamente nel campo delle macchine di condizionamento, ma che ho sviluppato perché il sabato sera e la domenica nel mio garage faccio tutt'altro. E quindi, diciamo, sebbene io sia dipendente di questa azienda, questa invenzione non si configura come invenzione realizzata nell'ambito del mio rapporto di lavoro. In questo caso, cosa succede? Che il diritto anche patrimoniale al rilascio del brevetto è mio in quanto dipendente. Dopodiché al datore di lavoro non spetta niente, spetta un diritto di opzione sull'acquisto del brevetto, sulla concessione di una licenza e, diciamo, un'opzione sul successivo rilascio di brevetti stranieri. Cioè, nel senso, una volta che io abbia, come dire, sostanziato il mio diritto a depositare una domanda di brevetto, il primo soggetto che devo interpellare nel momento in cui lo voglio vendere a qualcuno è l'azienda, che ha un diritto di opzione. Dopodiché, se questa opzione non va in porto, allora posso rivolgermi liberamente sul mercato. Invenzioni dei ricercatori. Non so qui quanti, come dire, abbiano un rapporto strutturato con l'università, però in ogni caso, diciamo, i ricercatori in Italia sono... andiamo avanti, tanto le disposizioni di legge ci interessano relativamente. I ricercatori in Italia sono l'unica categoria privilegiata da questo punto di vista. Nel senso che se un'invenzione viene sviluppata da un ricercatore, ovvero un dipendente di un organismo, di un'università o di un altro ente di ricerca pubblico, allora tutti i diritti sull'invenzione spettano al ricercatore. E per questa cosa esiste un articolo del codice della proprietà industriale apposito. Ovviamente non è che esiste un articolo per ogni categoria di lavoratori, ma per i ricercatori pubblici esiste una norma, unico caso nelle legislazioni delle altre nazioni, attenzione, cioè, diciamo, è un'eccezione a quella che è il comune vivere dei ricercatori anche negli altri stati, che dice che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. L'inventore, cioè in questo caso il ricercatore,
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. Per cui, diciamo, se io che faccio ricerca sulle linee, cioè con i fondi dell'università, sulle tematiche per le quali l'università mi paga per fare ricerca, sviluppo un'invenzione brevettabile e sono un ricercatore universitario, i diritti derivanti da quell'invenzione sono miei, a meno che... a meno che l'università non abbia, e ormai tutte le università se ne sono dotate, un regolamento sulla gestione dei brevetti che preveda diversamente, ovvero che preveda che i diritti sono dell'università, la quale si assume anche però l'onere di depositare. Per cui, diciamo, al ricercatore a questo punto, come dire, viene sollevato dalle spese di deposito, che non è poco, e in ogni caso... l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Per cui, come vedete, è una norma che è ancora più favorevole al ricercatore di quanto non fosse prima, perché prima il ricercatore doveva depositare, no? Se ci fermiamo a leggere il comma 1, sembra che io, ricercatore universitario, debba depositare e preoccuparmi sul mercato di trovare qualcuno che è interessato alla mia invenzione, no? Per cui ci devo anche investire sul deposito. Invece, se le università si dotano di un regolamento, io posso chiedere all'università di depositare domanda di brevetto. E in ogni caso, se un domani quella domanda di brevetto, come dire, produce proventi, a me spetta almeno il 50%, che è, come dire, una condizione di privilegio incredibile. Questa è una regola che ha un'eccezione, e l'eccezione è questa che vediamo. Perché bisogna sempre vedere chi è che mette i soldi per fare questa ricerca. Ah, il punto è, se questa ricerca è fatta su, diciamo, non su specifici progetti di ricerca finanziati da terzi, allora vale. Da privati sicuramente, dal MIUR in alcuni casi, nel senso che perché dico dal MIUR in alcuni casi? Perché poi sui bandi del MIUR questa clausola non sempre è scritta in maniera esplicita. Però la norma dice: le disposizioni del presente articolo, cioè questa regola che abbiamo citato, non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati o nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati, per esempio, dal MIUR. Allora il punto è: se io presento un progetto di ricerca in cui, tipicamente, per come funzionano nella realtà le cose adesso, c'è in una o più forme giuridiche un partenariato fra l'università e una serie di soggetti privati. Poi le forme in cui questa cosa è richiesta dipendono dal bando sul quale sto presentando, però la sostanza è che i privati finanziano, almeno tipicamente cofinanziano, il progetto di ricerca. L'università spesso cofinanzia rendicontando le ore dei propri dipendenti, no? Ricercatori, assegnisti, professori e quant'altro, e i privati cofinanziano, diciamo, in maniera cash. Poi ci sono tanti modi che rendono questo cash un po' diverso, ma il punto è, finanziano in parte. Allora, se quel progetto di ricerca porta a dei risultati brevettabili, su quei risultati non si applica questa regola, per cui, non applicandosi questa regola, che è un'eccezione, significa che quei risultati rientrano nel caso generale. E quindi il diritto patrimoniale sarà di chi ci ha messo i soldi, ovvero congiunto dell'università e dei privati, a meno che gli accordi non prevedano diversamente. E spesso lo prevedono, perché in genere i privati sono molto più interessati dell'università alla titolarità dei brevetti. A chi ci ha lavorato potrebbe spettare un equo premio. Però, se ci riflettiamo, se io sono una persona che lavora su un progetto di ricerca finanziato ed è pagata per lavorare su quel progetto di ricerca, probabilmente l'oggetto dell'attività per cui sono pagato è esattamente realizzare quell'invenzione. Per cui ragionevolmente siamo nel caso in cui l'equo premio non spetta. Non so se ho risposto alla domanda. Ok. Ora, è chiaro che queste sono, come dire, una serie di norme generali che poi vanno calate nello specifico caso, anche perché non è sempre immediato verificare se l'invenzione viene o meno eseguita nell'esecuzione di questo progetto di ricerca. Perché credo che sia esperienza comune di tutti: ok,
Io mi faccio finanziare un progetto con l'attività 1, 2, 3, dove ci sono una serie di obiettivi realizzativi che porto a termine. Nello svolgimento del progetto di ricerca, io ovviamente, se la parte accademica si organizza in una maniera strutturata, il livello di dettaglio e le cose che riesco a fare con quei fondi sono in realtà diverse e alle volte migliori di quelle che avevo programmato all'inizio. Quindi in effetti potrei aver fatto attività ulteriori rispetto a quelle pagate dal progetto di ricerca. A quel punto, ciò che io ho sviluppato facendo queste attività ulteriori rispetto a quelle, Cristiano, fassi con la testa, rispetto a quelle che avevo promesso in questo progetto di ricerca, a chi spetta l'eventuale invenzione? Ecco quindi che, diciamo, non è poi immediato applicarla la regola, è sempre il caso di sedersi a un tavolino e parlarne, perché in genere gli interessi del ricercatore e dell'azienda sono diversi, ma spesso, come dire, vanno nella stessa direzione. Per cui l'azienda, se il risultato ha valore economico, potrebbe essere interessata ad acquisirlo concedendo un equo premio all'inventore, considerando il fatto che è andato oltre quelli che erano i propri, obiettivi prestabiliti. Però questo va dettagliato caso per caso. Là, ovviamente. Allora, i contratti di ricerca. Sono il caso in cui, no, un committente privato chiama 3 o 4 consulenti, siano essi ricercatori, siano essi privati, in questo momento non rileva assolutamente, e affida dietro compenso lo svolgimento, allora, qui si dice dell'attività inventiva, ovviamente lo svolgimento di uno specifico task di sviluppo di prodotto, di processo, che potrebbe portare all'attività inventiva. Questi in genere non sono mai contratti di lavoro subordinato, ma sono sempre contratti d'opera, contratti d'appalto, consulenze, diciamo, affidate a professionisti con partita IVA o a, società strutturate, ma in ogni caso non rientrano in quello che è il lavoro dipendente. In questo caso, no, se all'interno di uno di questi contratti si sviluppa qualcosa che può essere, tutelato mediante brevettazione, allora il diritto a essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al gruppo di ricercatori, e questa regola non cambia mai perché parliamo di un diritto morale e quindi ha scarsa rilevanza economica. Il diritto al rilascio del brevetto è di solito, attenzione, parlando di contratti fra due parti, nulla vieta, se si è d'accordo prima, di prevedere diversamente. Però, tipicamente, succede che il committente, ha diritto a chiedere tutela per i risultati della ricerca da lui pagata e, ovviamente, deve accollarsi i costi relativi alla brevettazione. Alcune clausole tra le parti potrebbero prevedere il fatto che a chi ha sviluppato l'invenzione possa aspettare o una licenza a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, no? Laddove il gap nel costo della licenza va a compensare l'attività inventiva, oppure, un ulteriore caso, è una percentuale degli introiti futuri. Ovviamente, tanto maggiore sarà la specializzazione, il nome o le aspettative che si hanno su questi prestatori d'opera che vengono pagati, tanto migliori saranno le condizioni che, se sono capaci, potranno spuntare in condizione contrattuale. Nel senso che, se io sto facendo sviluppo su un prodotto, già noto, mi aspetto semplicemente di fare un'ottimizzazione di un layout di un impianto o comunque, piccole modifiche incrementali, probabilmente non chiamerò il massimo luminare del campo, chiamerò una persona media, quindi ipoteticamente sostituibile, e quindi le condizioni contrattuali saranno io ti pago, i risultati della ricerca sono miei. Viceversa, se stiamo parlando di settori ad elevata specializzazione, dove se io sto investendo posso contare su un numero molto ristretto di persone che in quel settore sono tecnicamente preparate, beh, allora, se quelle persone, oltre ad essere tecnicamente preparate in quel settore, hanno un'idea di quelli che sono le loro possibilità contrattuali, possono
come dire, ottenere condizioni diverse da quelle di un tecnico medio del settore. Ovviamente, diciamo, spesso queste cose non succedono, perché magari chi è a conoscenza di tutte queste cose potrebbe, come dire, non essere un luminare, o viceversa un ricercatore fenomenale potrebbe essere una persona poco attenta agli aspetti economici. Ora, diciamo, l'abbiamo detto più volte, così lo richiamo giusto per fissare il concetto. Il titolare del brevetto può spogliarsi della titolarità dell'attestato, che è una maniera un po', come dire, brutta di dire che può disfarsene, no? Vendendolo, permutandolo o donandolo, cioè sostanzialmente esattamente come fareste per un'autovettura. Questo è semplicemente così per ribadire il concetto che, sebbene sia immateriale il brevetto, è un diritto di tipo patrimoniale, per cui è soggetto alle norme sulla comunione, può essere ceduto o dato in licenza e, diciamo, è soggetto a tutta una serie di regole e adempimenti che abbiamo visto, che disciplinano il fatto che rispetto a un brevetto è necessario anche prendere decisioni, e prendere decisioni con delle scadenze stabilite. Per cui non possiamo litigare 3 anni per capire chi ha ragione e poi, ok, avevo ragione io, si fa come dico io. Nel frattempo i 12 mesi sono passati. Per cui, diciamo, questo era per, più che, come dire, parlare dei tipi di licenza, delle royalties medie spuntate, dei settori tecnologici in cui licenze ci sono, che sono cose generiche che però poi, diciamo, non si applicano nell'esperienza che sarà di ciascuno di voi, insomma, vi auguro, se siete qua e siete interessati. Viceversa, queste cose che abbiamo detto sono di carattere abbastanza generale, per cui qualunque esperienza di sviluppo, sia essa di una startup, sia essa di sviluppo da un collaboratore a contratto di un'università, dipendente di un'azienda e quant'altro, può essere inquadrata secondo queste disposizioni. Allora, domande, curiosità su questo aspetto? No, benissimo. In genere, quando le domande non ci sono, non è mai buon segno. Allora. Ok. Allora. Pausa alle 11 abbondanti, no? Ci abbiamo un po' di tempo, giusto? Allora, vorrei, no, abbiamo detto tante chiacchiere tra ieri e oggi, parlando di questo brevetto, di questa tuteliamo. Nella pratica, che cosa ci dobbiamo scrivere in questa domanda di brevetto? Allora, documenti necessari per una domanda di brevetto. E questo, diciamo, a patto di tradurlo in inglese, vale per la domanda di brevetto europeo, vale per la domanda PCT, vale per qualunque tipo di domanda di brevetto voi andiate a depositare. Allora, in primis c'è una domanda, il modulo da compilare, dove ci si mette dentro tutte le informazioni necessarie a identificare il richiedente, fondamentale perché l'ufficio deve essere in grado di rispondervi, nel bene o nel male vi deve poter contattare. Il mandatario, nel senso che se state depositando negli Stati Uniti, dovete indicare un ufficio, come dire, un indirizzo negli Stati Uniti, per cui probabilmente vi appoggerete a un consulente, e la domanda in quanto tale, cioè c'è sempre una formula di rito in cui si chiede l'esame della domanda ai sensi dell'articolo, tot e tot. Dopodiché, un altro aspetto formale è la designazione di inventore, ovvero un documento che contiene le informazioni necessarie a identificare gli inventori. Abbiamo visto, no? Che ci sono una serie di diritti morali, un domani l'equo premio, insomma, c'è l'interesse dell'inventore a essere ufficialmente riconosciuto come tale. Dopodiché ci sono queste due righe evidenziate in verde e rosso, che sono quelle di sostanza. Allora, in primis c'è una descrizione, no? Allora, la descrizione deve, non può, deve descrivere in maniera compiuta l'invenzione, permettendo al tecnico del settore che la legga, cioè a un tecnico dello stesso settore ma diverso da chi l'ha scritta, di replicare l'invenzione. Deve essere una cosiddetta enabling disclosure.
il codice della proprietà industriale italiana, all'articolo 51, dice che la mancanza di sufficiente descrizione è causa di nullità, no? Questo perché? Siccome un brevetto è un patto fra me e la società, no? Nel quale io racconto qualcosa alla società e in cambio la società mi dà il monopolio, se io questo qualcosa che racconto alla società non lo racconto in forma compiuta, cioè non lo racconto in una forma che sia abilitante per qualcun altro a replicare l'invenzione, allora la società non avrà nessun interesse a concedermi un monopolio in cambio. Per cui, diciamo, questo aspetto è sempre oggetto di un tira e molla sulle cose che vanno o non vanno scritte in una domanda di brevetto, no? Perché io, depositante, avrei tutto l'interesse ad ottenere un brevetto concesso con delle rivendicazioni ampie e spiegando quanto meno possibile della mia invenzione. In questa maniera io ottengo due risultati. Il primo è il monopolio, no? Il famoso recinto nel quale nessuno può entrare. E il secondo è che tutto il resto del mondo, anche se legge la mia domanda di brevetto, in realtà, se non chiama a me, non la può replicare l'invenzione. Allora, questo, diciamo, è una carta da giocare in maniera, diciamo, con un certo grado di cautela, perché la mancanza di sufficiente descrizione è causa di nullità di una domanda di brevetto. Per cui un brevetto concesso, per esempio quello di Salvatore, se un domani lo portano in giudizio perché lui sostiene che qualcuno glielo stia copiando, allora una delle armi a disposizione del presunto contraffattore è dimostrare che lui, nelle cose che ha descritto, non si capisce esattamente come è fatta la sua invenzione. Per cui, diciamo, può sembrare banale questo aspetto, ma ha delle implicazioni pratiche piuttosto notevoli. E tipicamente queste implicazioni pratiche, come dire, si verificano su quelle domande di brevetto che sono scritte troppo presto rispetto allo sviluppo della ricerca. Quando si vuole bloccare un'idea, cioè questo termine dell'idea, no? Moltissime volte mi capita di parlare con possibili inventori che vogliono tutelare la propria idea, senza rendersi conto che il brevetto viene dato per le invenzioni, che sono una applicazione di un'idea che dia uno sviluppo pratico in un qualunque campo tecnologico. E tipicamente però io l'idea la voglio bloccare perché non mi fido delle persone a cui ho bisogno di divulgare la mia idea per poterla sviluppare. Magari avrò bisogno di fare prove e test su materiale, andrò nel laboratorio X, e poi ho bisogno di, come dire, iniziare a verificare, non lo so, la compatibilità elettromagnetica, mi rivolgerò a chi fa consulenza per la direttiva EMC e quant'altro. Ho fatto degli esempi, ma ce ne possono essere decine di altri. Allora, in questi casi va anche bene depositare a un primo stadio una domanda di brevetto, avendo cura però di fare due altre cose. La prima è di avere traccia di tutte le informazioni e di tutti i documenti che passiamo ai nostri fornitori o consulenti e di far firmare a ciascuno di loro un non-disclosure agreement, cioè un accordo nel quale loro si impegnano a mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni che gli stiamo fornendo. Serve a qualcosa tutto ciò? Sì, serve perché se io mi accorgo entro 6 mesi che loro se hanno depositato una loro domanda di brevetto, parliamo di brevettazione del non avente diritto e quindi io potrò citarla in giudizio. E in questa maniera mi sono tutelato rispetto a quell'aspetto. Dopodiché però loro potrebbero, anziché depositare una domanda di brevetto, pubblicare questi dati, tanto per loro sono gratuiti, non ci hanno speso niente, li pubblicano, come dire, e si fanno anche belli agli occhi degli altri potenziali clienti. In quel caso però, se io me ne accorgo entro 6 mesi, faccio in tempo a depositare una domanda di brevetto che, diciamo, non sia interessata da quella pubblicazione, perché quella è una pubblicazione che posso dimostrare essere un evidente abuso nei miei confronti. Per cui, diciamo, avere traccia di tutte le informazioni che io sto passando alle persone delle quali ho bisogno per sviluppare la mia invenzione serve a evitare questo tipo di inconvenienti. Fine della digressione, torniamo, no, all'utilità della nostra descrizione. Allora abbiamo detto che quindi nella descrizione ci devo mettere dentro tutto quello che io so e che ritengo, diciamo, non mi causi eccessivi danni se viene pubblicato fra 18 mesi, rispetto alla mia invenzione. Dopodiché, rosso, fondamentale, devo scrivere delle rivendicazioni. Le rivendicazioni definiscono precisamente l'ambito di tutela richiesto. E quando la domanda di brevetto mi sarà concesso, definiranno l'ambito di tutela ottenuto. Quindi io posso aver descritto
in una maniera meravigliosa la mia invenzione, ma poi non essere stato capace di rivendicarla e quindi avere una tutela nulla. Allora io avrò pubblicato, perché fra 18 mesi tutto sarà pubblico, peraltro non ci avrò neanche guadagnato niente, anzi avrò speso, no? Magari se pubblicavo con una casa editrice, qualcosina, fesserie, ma me la davano. E se non sono stato capace a rivendicarlo, non avrò nessuna tutela per ciò che ho descritto. Per cui, diciamo, queste sono, diciamo, le cose, in particolare le rivendicazioni, che andiamo un attimo a vedere come vanno strutturate. Ovviamente poi ci potrebbe essere necessità di disegni, ma non sono obbligatori. In genere servono, ma diciamo nulla vieta di depositare una domanda di brevetto senza disegni. È un riassunto, vabbè, utile a fini bibliografici e di ricerca, non ha implicazioni di carattere legale. Posso? Prego. Curiosità. Dai. Funziona? Pare che funzioni, sì. Curiosità pura, in Italia o in Europa e nel resto del mondo quanti consulenti, avvocati e studi legali si occupano da vicino di queste? Allora, in Europa e nel mondo io non lo so. In Italia... O magari dei casi particolari, sono venuti alla ribalta... Non mi è chiara la domanda. No, ecco, cioè, quante situazioni ci sono state, quante controversie... Non lo so, c'ha diversi zeri il numero, non so quanti di preciso, ma parecchi zeri. Io quello che posso dirti è che io sono iscritto al numero 15.1524 dell'albo, però rispetto a questo 1524, una buona metà, parliamo in Italia, di queste persone è abilitata solo per quanto concerne la consulenza sui marchi. Qualcun altro, essendo piuttosto anzianotto, sarà andato in pensione, per cui io credo che ci sia in Italia, ragionevolmente in attività, poche centinaia di persone. Per darti un esempio, nella provincia di Bari ci sono più di 9.000 ingegneri iscritti all'albo. Ecco, quanti avvocati e studi legali si occupano poi da vicino in materia di consulenza? Allora, potenzialmente chiunque, perché l'avvocato in quanto tale, nel momento in cui si abilita, può farlo. Nella pratica, io qualcuno lo conosco, però ora darti un numero. No, cioè, la domanda era orientata più che altro, magari se c'è stato qualche caso eclatante, qualche caso... Sì, qualche controversia. Ma ce ne sono state tante. Che ne so, io. Così, giusto per tirare fuori una curiosità. Insomma, capito che non sono del. Cioè, non sono nel, no, dai, no. Diciamo, mi dispiace non rispondere alla domanda, però. No, vabbè, per carità. Il punto è: il primissimo caso sul quale io ho lavorato, ovviamente, diciamo, io ho aperto le carte e poi qualcun altro ha scritto, questo è evidente, aveva a che fare con una controversia sui cellulari dual SIM. Allora, il cellulare dual SIM, che adesso voi vedete tutti, in realtà è un po' che non lo vedo più la pubblicità, non so che fine abbiano fatto, comunque NGM che vende questi cellulari dual SIM e ora c'è qualche modello Samsung, credo, ma per un discreto periodo c'è stata solo NGM che vendeva cellulari dual SIM e ha ottenuto per diverso tempo dal Tribunale di Milano una inibitoria nei confronti di Samsung. Allora, NGM è un marchio, tanto per tornare alla lezione di ieri, di una società che si chiama Opmobile, se non vado errato. E questa Opmobile ha un brevetto italiano, quindi diciamo, stando alle mie conoscenze, valido solo per l'Italia e non esteso all'estero, che copre l'utilizzo di cellulari dual SIM. Questo brevetto italiano, c'è chi presume, è stato, non è stato, ora io diciamo non starò qui a... dirlo, diciamo, ottenuto nonostante la presenza di un brevetto europeo con data di deposito precedente ma data di pubblicazione successiva, ok? Quindi potrebbe essere un caso in cui io queste informazioni le ho carpite e poi mi sono depositato la mia domanda di brevetto, no? Di un inventore lucano che poi si rivolse, diciamo, allo studio con cui stava iniziando a collaborare, e il quale aveva depositato nel 98, cioè una vita fa, una domanda di brevetto che copriva l'utilizzo di un cellulare con due SIM. Ora, il depositante lucano nei confronti di Opmobile non è mai riuscito a far valere i propri diritti, fermo restando che, secondo la mia analisi tecnica, i propri diritti erano relativi ai cellulari dual SIM, dual standby. Se qualcuno è pratico, qua sicuramente c'è qualcuno più pratico di me, sa che i cellulari dual SIM si dividono in dual SIM dual standby, cioè quelli che quando qualcuno mi chiama sulla SIM 1, la SIM 2
e temporaneamente staccata, è i dual SIM full active, ovvero quei cellulari in cui chi mi chiama sulla SIM 1 diciamo, non inibisce la mia possibilità di ricevere chiamate sulla SIM 2. Per cui diciamo, questo brevetto europeo del 98 secondo me copriva, analizzandolo dal punto di vista tecnico nell'ambito di tutela delle sue rivendicazioni, descriveva e rivendicava un cellulare dual SIM dual standby. E lui non è mai riuscito a ottenere a far valere i propri diritti nei confronti di OPmobile, la quale OPmobile, al contrario, e lì io invece non ci ho lavorato e mi è dispiaciuto perché, insomma, figurati, è riuscita per lungo tempo a inibire la produzione di cellulari dual SIM da parte di Samsung. Allora, capisci bene che NGM, come marchio di cellulari, se non avesse avuto l'esclusiva sul dual SIM, chi l'avrebbe comprato? No, sì, ragionevolmente i Samsung sono tutti... Sì, ma il punto è questo. Allora, se io acquisto... c'è un risvolto interessante in questa osservazione. Se io privato acquisto da un negozio in Inghilterra, è concettualmente analoga all'operazione di io vado in Inghilterra, acquisto un negozio, un bene che in Inghilterra è venduto, torno in Italia. Se di quel prodotto io faccio un uso privato e non commerciale, il fatto che in Italia qualcuno abbia dei diritti su quel prodotto non rileva, perché i diritti del brevetto si esauriscono alla prima commercializzazione effettuata con il consenso dell'avente diritto e non sono opponibili a chi fa un uso privato del prodotto oggetto del brevetto. Ragion per cui se io privato importo in Italia solo per il mio uso personale un prodotto che altrimenti non potrebbe circolare in Italia perché è protetto da brevetto di altri, non sono perseguibile. Viceversa, se io faccio un'attività commerciale in cui importo, N cellulari Samsung per rivenderli sul mercato, beh, allora io in quanto importatore in Italia posso essere oggetto di azione di contraffazione, in questo caso, diciamo, da parte dell'altra società, no? Ora io non conosco, ora perché dico che è eclatante? Non tanto perché è eclatante dal punto di vista giudiziario, quanto perché è un esempio di come avere un brevetto valido ti consenta di fare un business che altrimenti non puoi fare. Perché dal punto di vista, cioè, NGM, se non avesse avuto questa peculiarità, sarebbe stato un marchio assolutamente, come dire, poco considerato. Ah, suona anche male, probabilmente. Sì, diciamo, il problema in questo caso, arrivo subito, il problema in questo caso è, sì, ci sono casi in cui, come dire, il brevetto risulta una leva di business piuttosto importante. Poi non so se ho risposto alla tua domanda, però era un po'... No, era questo. Ok. Riguardo a questa questione, io a giugno ho acquistato un telefono dual SIM Samsung. Non ti può fare niente nessuno, stai tranquillo. No, lo so. Da un'azienda italiana che importa telefoni, cioè da un'azienda italiana tranquilla, cioè nel senso in Italia, non l'ho preso in... Attenzione, esistono N possibilità. Sono scaduti i diritti sul brevetto, la Samsung nel frattempo ha vinto la battaglia civile, è venuto a galla che alcuni modelli di cellulare dual SIM si possono fare lo stesso, hanno trovato un accordo commerciale di licenza. Ora, io non so queste cose, però è un dato di fatto che per un periodo di tempo considerevole quel tipo di cellulari sono stati un'esclusiva di fatto, per quanto concerne l'Italia, di un marchio. Poi, diciamo, ovviamente... Non so di che anno sia quel brevetto, torno a ripetere, non conosco i dettagli, come dire, tecnici della questione. Prima o poi quei diritti finiranno, potrebbero essere finiti ieri, per quanto ne so io, voglio dire, non sono a conoscenza, e quindi, diciamo, tutti potranno liberamente vendere, produrre e commercializzare cellulari dual SIM. Però se tu ci rifletti, nel frattempo, io titolare della NGM, un po' di profitto l'avrò realizzato. Poi sì, per carità, cioè, arriverà il momento, forse è già arrivato, che tutti li possono produrre. Prego. Una domanda relativa. No, è per lo streaming, noi sentiamo. Prego. Volevo tornare un attimo al caso in cui un mio compagno di lavoro, certo, deposita in maniera, no, furbesca, certo, questa cosa qui. Quindi io ho il diritto di rivalermi e mi viene concessa la data di deposito del depositante. Ma questo mi consente anche di modificare l'interno di quel deposito o devo accettare un deposito magari parziale? Quindi accettando la data,
come faccio io a, come dire, devo ripresentare una nuova domanda che completi la prima? Sì, cioè questa possibilità. No, la domanda è chiarissima. Non c'è la lavagna fogli mobili? Vabbè, cerco di spiegarmi a voce senza schemino. Allora, la mia invenzione, come dire, copriva tutto questo pennarello, no? E viceversa, chi è il mio compagno di scrivania l'ha scritta male, ok? Per cui in realtà mi dà un qualcosa che mi tutela il pennarello senza cappuccio. E io lo cito in giudizio e riesco a ottenere il fatto che la domanda di brevetto da lui depositata mi sia, come dire, sia trascritta a mio nome. Però è sempre una domanda di brevetto che copre il pennarello senza cappuccio e io il pennarello lo vorrei tanto avere come monopolio con tutto il cappuccio. Cosa posso fare? La risposta è, se l'aggiunta del cappuccio, ovvero l'aggiunta di quelle caratteristiche tecniche che non sono state descritte dal mio compagno di banco, è inventiva, perché è nuova sicuramente, perché abbiamo detto che non le ha scritte, quindi è nuova. Se è anche inventiva, e diciamo, se avrete pazienza poi vi racconto in dettaglio come si fa a deciderlo, se è anche inventiva, cioè se produce un effetto tecnico ulteriore, per esempio non fare evaporare, no, l'inchiostro, io posso depositare una nuova domanda di brevetto che non godrà della data di deposito originaria del mio compagno di banco truffaldino, quindi che godrà della data di deposito di oggi, e che se sono passati nel frattempo più di 18 mesi dovrà essere inventiva rispetto a tutto ciò che quando io deposito è noto allo stato dell'arte. Questo è, diciamo, avviene nei fatti. Assolutamente sì. Cioè, diciamo, ci sono sempre degli strumenti legali per tutelarsi, però non necessariamente, come dire, ci portano indietro nel tempo. Comunque gli strumenti legali io li applico in virtù di fatti che sono successi 1, 2, n anni fa, ma li applico oggi. Allora, affinché una descrizione sia, come dire, abbiamo detto che è importante che sia una enabling disclosure, no? Quindi diciamo, supponiamo di aver inventato questa meravigliosa teiera con due beccucci, che diciamo, se devo servire il tè a 300 persone, come farne a meno? Allora, qual è la struttura, no? Attenzione, tutti gli esempi che vediamo sono sempre banali, ma è bene che sia così perché non interessa ciò che c'è scritto sulla sinistra. Allora, in primis, io devo, come dire, descrivere ciò che secondo me è lo stato dell'arte rilevante, no? Nella fattispecie lo stato dell'arte rilevante saranno le teiere con un beccuccio singolo, ok? Dopodiché devo dire, attenzione però, che lo stato dell'arte, per come io lo conosco, è limitato, ha dei limiti, e li devo descrivere, o per quantomeno citare. In questo caso, insomma, è dispendioso in termini di tempo riempire con una teiera che abbia un beccuccio solo. Per cui, sulla base di questi limiti, io definisco un problema, ok? Ed è questo, no, che mi è questo che mi sostanzia l'invenzione successiva. Cioè, se esiste un problema tecnico, allora io potrò aver inventato qualcosa per risolverlo. Se il problema tecnico non esiste, che cosa ho inventato? Il problema tecnico in questo caso è ridurre il tempo in cui si riempiono n tazze. Ok, questo è il problema tecnico. Per cui non potrò mai rivendicare una teiera che riempie in fretta 20 tazze, perché quello è il mio problema, non è la mia soluzione. A questo punto descrivo la mia soluzione, no? Che è fornire provide a second spout, fornire un secondo beccuccio. E spiego anche quali sono i vantaggi connessi a questa invenzione, che in questo caso è evidente. Non sempre quando io descrivo un dispositivo che ha un effetto tecnico in più, un dispositivo che ha una caratteristica tecnica in più, l'effetto tecnico di quella caratteristica non è sempre evidente. In alcuni casi è bene ed è necessario evidenziarlo, come dire, agli occhi di terzi per sostanziare quella che è l'attività inventiva. Quindi diciamo, questo è il flusso logico con cui io strutturo la descrizione di una domanda di brevetto.
va da sé che può richiedermi 5 cartelle, può richiedermene 20, può richiedermene 12, questo diciamo dipende dalla complessità del problema. E diciamo c'è una cosa piuttosto così, che pare ovvio ma è bene citare, nel momento in cui descrivo la mia soluzione, se, come ho fatto in questo caso, ho allegato una o più figure, è bene descrivere in dettaglio cosa mostro in ciascuna figura, perché un domani a un terzo che lo legge potrebbe non essere ovvio. Quindi diciamo in questa maniera, se io sono in grado di strutturare una descrizione che abbia tutti questi paragrafi, no? Allora ci sono buone possibilità che la sufficiente descrizione per evitare che mi annullino il brevetto per questo motivo l'ho raggiunta. Chi parla meglio dice che la descrizione è una dichiarazione di scienza, cioè ciò che io conosco in merito a quel problema tecnico lo rendo pubblico, lo rendo noto. E un aspetto fondamentale è che quantomeno nella descrizione ci devono essere tutte le cose che io voglio rivendicare. Possono essercene di più, no? Può esserci nella descrizione del contenuto tecnico che io interesse a rendere pubblico, perché così fra 18 mesi sarà pubblico e impedirà ad altri di brevettare in materia. Ma quel contenuto tecnico può esserci, può non esserci. È fondamentale che ci sia spiegato tutto ciò che io voglio rivendicare. Nel senso che le rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione. Al contrario, le rivendicazioni sono una dichiarazione di volontà. Cioè io lì devo definire in maniera chiara ciò per cui io voglio, o vorrei, nel senso se me lo concedono, ciò per cui io voglio una tutela, un monopolio, sia pure di diritto temporaneo. Ora, il fatto che questo monopolio, sebbene temporaneo, me lo diano, è un'eccezione rispetto alla regola generale per cui chiunque può, come dire, fare iniziativa economica e avere libertà d'impresa. In quanto eccezione, questo diciamo è anche queste sono tante cose ovvie, ma hanno delle implicazioni poi fondamentali quando si va a discutere dei progetti. In quanto eccezione deve essere definita in maniera chiara. Cioè, il fatto che una rivendicazione sia vaga o non sia chiara è un'altra causa di nullità di una domanda o di un brevetto concesso. Chiara significa che, diciamo, non ci devono essere dubbi in merito a quanto io rivendico, per cui tutti i termini tipo sufficientemente spesso, forse dovrei dare un range dimensionale, oppure avere nella descrizione qualche paragrafo in cui si spiega che nel contesto della presente invenzione si intende per sufficientemente spesso uno spessore che consente di. Ok? Allora, la struttura di una rivendicazione... ci siamo? Pausa adesso o dopo? Come facciamo, Salvatore? Dimmi tu. Facciamo adesso? Come? Ok, e poi vediamo come si scrive una rivendicazione e discutiamo qualche caso di giudizio di attività inventiva. Buona pausa.